Credo che la mia sicurezza nasca un po' come meccanismo di difesa nei confronti, specialmente poi quando sei a scuola, di tutte quelle persone che magari ti prendono in giro, che magari hanno piacere nel vederti fallire, ecco, poi sempre di più nella vita, però a scuola i ragazzini sanno essere molto cattivi. Sono sempre stato molto focalizzato su quelli che sono i miei punti forti e non ho mai lasciato che nessuno mi facesse pensare il contrario, ecco. Allora, io mi sento Nicola Sessi, ogni volta che mi viene detto ci cioè, vorrei morire, anche perché solitamente sono donne over 60, cioè questo è proprio il target, perché sono quelle che mi seguono ovunque, vado in un ristorante, mi mandano i fiori, sono quelle che magari poi ti dimostrano il loro affetto in maniera più concreta, talvolta anche avanzando richieste esplicite. Nello spettacolo un pochino la testa ce l'abbiamo montata tu, cioè non faremmo. Chi ti dice che non ha la testa montata è forse quello che ce l'ha di più degli altri. Cioè tu non puoi fare questo lavoro senza una dose di narcisismo, senza una dose di testa montata, di egocentrismo e di voglia di stare in prima fila. Se io devo alzare la cresta perché credo che quello che io stia facendo sia giusto e va a discapito di qualcun altro, io la cresta la alzo. Il GF mi ha cambiato la vita, ovviamente in senso di popolarità. Sicuramente è stato un bel calcio nel culo perché mi ha, credo, risparmiato anni di gavetta, ecco. Il GF VIP lo guardo, mi piace Miriana, potrebbe essere una Stefania Orlando, della seconda stagione. Mi piaceva Manuel, non mi piace più. Che secondo me è un po' quello che manca nella televisione italiana, è la novità, cioè tante volte sono minestre riscaldate. Invece credo che Drag Race rappresenti una novità, poi può piacere o non piacere, però di base ti sto portando un prodotto nuovo. Ok, si può fare qualcosa che non sia il solito salotto trash, perché cioè, ormai li conosciamo. Per considerare una persona amica vuol dire che deve aver passato alti, bassi, cioè l'amicizia è amicizia una volta che viene messa alla prova. Siamo tutti bravi a essere amici in barca. Cioè, poi ti voglio vedere quando ho bisogno, quando sono giù, quando tu sei giù, se io ci sono. Per me arrivare a chiamare una persona amico è perché cazzo, cioè c'è stato, cioè io Ari la conosco da 10 anni di più. Cioè, sua madre è la prima persona che ha saputo della mia omosessualità. Io sono una persona che perdona abbastanza facilmente. Poi magari non ti faccio rientrare nella mia sfera intima o privata come prima, però non, cioè io voglio poter girare per strada e salutare tutti. Cioè, non mi sentirei mai volerla eliminare. Non sono una persona così, anzi, io mi diverto se ci siamo entrambi. Cioè, il coming out è purtroppo necessario, ma io mi auguro che un domani possa diventare assolutamente superfluo il fatto che una persona lo dica o meno. La volta in cui l'ho detto, in realtà non l'ho detto, ma ho scritto una mail perché sono un po' codardo su queste cose. È una notizia che è passata abbastanza in sordina, come credo è giusto che sia. Non era proprio a caso che io quel giorno mi trovassi in fascino e che ho notato Tommy. Mi ha messo un po' la pulce nell'orecchio e poi ho aspettato che uscisse, però quando è uscito poi sono passato all'attacco. È successo quello che mi aspettavo succedesse da molto tempo, ovvero quello di innamorarmi. Non sto forzando niente, non ho bisogno di tradire, cioè se avessi bisogno di tradire probabilmente mi farei qualche domanda rispetto alla relazione nella quale sono. L'altro giorno ne parlavo con Tommy, era sabato sera e eravamo sul divano e ho detto cazzo, però pensando ci sono tipo 10 sabati che non esco, non è mai successo nella mia vita. Ma in realtà io sembro tanto buono, ma in realtà anch'io ho il mio caratterino, quindi Vero? so come tenerlo No, no, si alza la cresta, vado. buono. Non mi faccio mettere i piedi in testa. Ma non è che te li metti i piedi in testa? No, perché non ti do modo di farlo. Accida. Upsi, a furia di averti sotto casa, ti ho finalmente fatto aprire le porte di casa e ora sei anche dentro casa. Soprattutto per il periodo natalizio, lasciatemi un attimo in pace, non ne posso più. Perseguita.